Ciao a tutti ragazzi, io sono Jaquan, bentornati nella Square Survival. Signori, ho l'acqua bella, guardate l'acqua è bellissima, tutto è bellissimo, perché signori, stiamo giocando con le shaders, e lì c'è un mob spawner che ho fatto. Allora signori, con calma, bentornati nella Square Survival. Allora, ho portato a mettere a posto il computer, è stato in manutenzione per una settimana circa praticamente. Però i mondi di Minecraft li ho tenuti e li ho portati sul vecchio portatile praticamente. Per cui cosa succede? Succede che io sono andato avanti, ovviamente off camera, perché altrimenti dopo insomma rimanevo indietro e non sapevo più come recuperare. Allora signori, detto questo, si può dormire? Non si può dormire. Allora, oggi giochiamo con la shaders della Zeus, praticamente. La 10.2 Ultra. Ma sto guardando che purtroppo non... Sta già laghicchiando adesso, per dirti. Vedo che mi sta già dando dei problemi, per cui... probabilmente faccio solo questo episodio e dopo vedo di settarla come Dio comanda o di passare a versioni precedenti. Perché è abbastanza ciccia, praticamente. Pesa... abbastanza, e adesso registrando la fluidità non mi sembra che sia sto granché. Non lo so, magari sbaglio io qualcosa. Comunque signori, che cosa abbiamo fatto rispetto all'ultimo episodio? Principalmente, adesso facciamo così, guarda, vi faccio vedere vi faccio vedere lo spawner, come funziona. Ci mettiamo in game mode 3 praticamente, o 2, non mi ricordo più. Ok, allora signori, questo è il classico mob spawner Jaquan style. Ecco, vedi, un altro problema della shaders è che c'è sta cazzo di riflesso a bestia praticamente, che non si vede niente. Allora signori, classico mob spawner. Adesso noi entriamo fisicamente dentro nel nostro mob spawner. Classici signori, quello solito con l'acquetta bella, così loro vanno giù di sotto praticamente. Ne ho fatti due. Ah, che bello. Ah, e ho messo la texture nuova. Guardate con la texture nuova il creeper. È proprio contento di essere qua praticamente, cioè, te lo vede, piena di sprizza gioia da tutti i pori. Ok, sta laggando ed è ovvio a tutti. Guardate però come cioè, che bello, è 10 milioni di volte più figo giocare così. Però vedo che sta ancora laggando. Non vorrei venire su fare un video di merda. Comunque lo stesso, per una volta succede, tanto ormai. Allora, i mostri vanno giù di sotto signori, dopodiché vengono trascinati dentro a questa corrente d'acqua che li porta qua dove c'è la lava praticamente. Dopodiché loro ci crepano, perché rimangono impigliati qua alla lava, fanno tutto sto percorso qua e dopo vengono portati, ciao, vieni portato qua dove c'è l'hopper, e l'hopper smista le robe nella chest. Per cui è un doppio mob spawner con appunto il sistema di killing, quello lì, in poche parole, che ho appena fatto vedere, e raccolta degli oggetti. Serve? No. Cioè, sì. Serve sì, perché con tutto il bombmial, dopo dovrò andare a fare la farm semi-automatica per quanto riguarda il discorso del grano, delle patate, visto che c'è l'achievement da fare, signori. E ne ho già in mente una da fare. Allora, ho visto un video su YouTube di un tutorial che sarà quello che seguirò per i prossimi achievement praticamente. Allora, tanto qua ho fatto quello delle galline come nella Square Survival, nella Skyblock Reloaded, per cui tranqui. Qua ho fatto uno delle mucche, sempre da quel video lì che è famoso, che vi ho detto, ho fatto quello delle mucche. Praticamente come funziona? Funziona che noi premiamo sul bottone, che giustamente non posso premere perché sono in Adventure Mode, ovviamente, per cui non si può premere. Game Mode 1, ok. Se io premo, l'acqua comincia a... ecco qua, sì, ma qua mi laga Minecraft a bestia per forza. L'acqua comincia a venire fuori. È bloccata, le mucche non fanno altro che cercare di saltare. Noi andiamo col grano, le accoppiamo, ok. Dopodiché cosa succede? Succede che i loro piccoletti vengono trascinati qua giù di sotto, cioè senza lanciare le robe. Sì, ma lagga troppo, signori, non posso farvela vedere. Così non si può, lagga troppo e non ce la facciamo. Dai, spegniamoli, perché adesso mi fate vedere come funzionano gli shaders. Adesso basta, perché Minecraft non risponde, perfetto. Bom, oh, alleluia, siamo tornati nel coso, siamo tornati nel mondo reale. Allora aspetta,
Non riesco a settare sti shaders del cazzo. Lo mettiamo al fast render. Bom. Allora, galline, che quando muoiono bruciano, come al solito. E dopo mucche. Le mucche grandi con l'acqua vengono su, io gli do il grano, loro mi fanno il cuccioletto. E dopo qua, signori, qua faccio partire la lava una volta che loro sono diventate grandi praticamente, no? Ok, per cui facciamo così. Ok. E in teoria... Ok. E qua è collegato a una serie di circuiti con sticky piston e quant'altro, che comunque vedrete nel video tutorial, quello dello youtuber originale, in poche parole. E dopodiché tutto questo qua, tutto quello che ci viene dato dal sacrificio delle nostre mucche, praticamente viene messo qua dentro, per cui dopo qua noi raccogliamo tutto quanto e basta. Ok? Ok. Allora adesso facciamo così, vi faccio vedere il discorso dell'accoppiamento. Tanto vedete che bello, cioè noi stiamo qua e loro vengono giù. Salve. Ciao. Loro vanno a morire in tranquillità, con rispetto, cioè guarda quanta gente c'è. Però poi è bello anche vedersi arrivare praticamente agli oggetti nel flusso d'acqua qua praticamente. Loro arrivano qua con tranquillità praticamente, buttano giù la roba, schifono qua. L'Hopper raccoglie tutto e gol Hopper pieno. Allora aspetta, facciamo un po' di smistamento Hopper a questo punto. Oggi non si fa niente, signori, nel senso che oggi vi sto aggiornando su una cosa, su tante cose che sono successe nel mentre. Dall'altra parte ho avuto appunto sti problemini col computer, per cui un po' di episodi ce l'avevo da caricare, ma nel frattempo insomma bisognava andare avanti in qualche maniera. Rotten flesh, allora buttiamo tutto qua dentro. Tutto per... cosa che è? Qua delle frecce, okay. Allora, ferma lo smistamento tattico frecce appena appena. Cioè qua, signore, è un casino, è un casino praticamente. Quanta roba che è qua dentro, non lo so. Va bene, c'è tanta roba. Io devo farmi la barba e ho i capelli lunghi, cioè sembro... vabbè, non lo so. Non si sa, già qua c'è proprio boh, praticamente non si può vedere praticamente. Basta via praticamente, sono tornati via praticamente, che bello. Allora, mettendo via tutto, mettiamo solo uno stack di frecce, dai. Ma no, eh sì, che cazzo, non è già pieno, vabbè. Uffa, allora niente, rimettiamo. Vabbè, comunque il concetto è questo, signori. Per cui, punto 1, la provo con gli shader che devo testare bene. Punto 2, lo spawn, che non è neanche tanto brutto da vedere fare altre robe, perché comunque... cioè, so, il design è sempre quello, è anche carino da vedere, non è mia proprio brutto, ecco, è quel concetto. E dopodiché, sì, ho dovuto spostare la piscina più che altro, perché questa qua era proprio in mezzo alle balle, ho dovuto spostarla appena appena, ma guardate quanti creeper vengono giù, vabbè. E dopo abbiamo detto allora il discorso della farm di polli, e ve l'ho detto, la farm di mucche, che non serve a niente, però era solo per vedere effettivamente come funzionava. E dopo qua... ho fatto, messo una fornace con un hopper attaccato sotto con la cesta qua per produrmi del carbone, nel senso che noi prendiamo io tutto il carbone che tiro su praticamente lo faccio produrre e dopo lui con l'hopper me lo scarica direttamente nella cesta. Vabbè, anche a quel non serve a niente perché col charcoal non devo bruciare particolari cose. E dopo, ultima costruzione per finire questo riassunto di questo episodio, riassunto praticamente, ho fatto un'altra cosa inutile. Cioè, io faccio sempre le cose inutili. Allora, questo sistema qua, ora ho raccolto sto fiore, sta rosa praticamente, perché funziona solo con i fiori tipo la rosa, i girasoli, quelli alti praticamente, con i fiorellini piccoli non funziona. Praticamente è una farm di fiori. Adesso non so a cosa possa servire, per carità di Dio, la farm di fiori, però, signori, qua dentro c'è un dispenser con dentro il bone meal. Ci sono delle torce di redstone sotto, c'è un pezzettino di redstone che fa il circuito, non tanto interrotto, ma fa un tick continuo. Adesso è spento. Noi cosa facciamo? Nel momento in cui andiamo... ora mi libero... facciamo così, mi libero uno slot. Ora, te buttiamo via, tolle via. Big money, che abbiamo le nuggets. Cazzo, mi le nuggets. Sì, nel momento in cui attivo, in cui piazziamo appunto la rosa qua sul blocco, praticamente, e attiviamo
con la leva, il dispenser praticamente, cioè, riattivalo, guardate, comincia a spararmi fuori i fiori. A cosa serve tutta sta cazzata? Boh, non lo so, per far fiori, per carità. Però, sinceramente, ho 58 rose, manco verga l'amorosa su Minecraft, ed è difatti il buon miel viene consumato a bestia, che è una cosa che non si sta, che non ci si crede. Comunque, abbiamo sta mini farm di fiori, che non serve un cazzo. Tranqui. Adesso, l'unica cosa che volevo fare, praticamente, è aggiornarvi sui progetti futuri, perché teoricamente adesso dovrei intanto andare a prendere l'achievement, quello del villaggiare Carl, perché mi sembrava che fosse ancora bloccato. L'housemaker non possiamo farlo come al solito, il blacksmith nemmeno, Carl no, mi sembrava di averlo fatto Carl, vabbè, comunque 5500 livelli. A meno che non mi sia buggata la mappa l'altra volta. No, è un achievement buggato. Ah, ok, l'achievement è buggato. Ah, ecco, allora vuol dire che l'altra volta l'ho fatto. Io non mi ricordo, signori, vero, perché sto registrando, ma non ho visto l'ultimo episodio. Ok, questo kill è buggato. Ok, mi sono dato 2000 livelli in più, praticamente, no? Cioè, tanto da 4500 a 6500, cazzo mene. Per cui, vabbè, niente, siamo venuti qua per niente. Allora, il prossimo episodio, signori, si concentrerà principalmente sulla farm semiautomatica di zucche, di meloni e di grano, praticamente, per completare gli altri due achievement. Io adesso, ripeto, lo spawner è stato fatto esclusivamente per sfizio, nel senso che alla fine non c'avevo un cazzo da fare, facciamo lo spawner, invece di farlo classico lo facciamo un po' modificato. Stile Jaquan comunque non è copiato da nessuno, nel senso che io ci ho provato di mio praticamente a farne uno addirittura quadruplo nella mia serie, serie privata, ma non funzionava con la distanza praticamente, perché il terzo e il quarto erano molto più distanti e non facevano spawnare i mostri. Allora facciamo così, guarda, facciamo che prendo come ultimo coso, prendo tre di queste qua, le balle di fieno, le trasformo in grano. Adesso andiamo solamente a dar da mangiare le nostre mucche. Allora, qua mette in l'acqua, no? E loro cominciano a venire su, ok? Allora, già qua, c'hai i blocchi? Sì, dai, potrei farmi anche una scaletta? C'ha dito? No, ma dopo, dai, la prossima volta. Allora, diamo qua il grano e cominciamo a far copulare le nostre mucche, per quanto sia difficile far copulare, non copulano. Aspetta, andiamo un po' più su. Ui. Dai, devo andare proprio attaccato. Finalmente. Dai, su. È difficile perché ce ne saranno troppe praticamente qua dentro. E non può, mi sa che non che la fa più. O sono tutte già accoppiate? Non la credo, è possibile. Non fa fuori. Dai, accoppiatevi. Sono poche. Sai che sono poche, signori. Pensavo che se mi sanguinasse il naso. Tranquillo. Allora, distruggiamo. Oh, ok, la texture della cobblestone è anche più figa di quell'altra. Guardate che bella. Fatta anche meglio, fra l'altra cosa. Vabbè. Allora, quante mucchine sono nate? Uno. Ne sono nate due. Tre. Vabbè, comunque, ecco, spegni l'acqua, basta, perché mi sta lagando mai. Allora, le mucchine sono nate, cresceranno, le ammazzerò. Non serve a niente, vista la quantità enorme praticamente di cibo che ho, però volevo farla per così per spizio. Signori, questo spawner, sto cosa non funziona mai, cioè, nonostante ci siano 100.000 galline, non funziona mai. Allora, detto questo, signori, saluto, chiudo il video, io sono Jaquan. Grazie per aver visto questo episodio della Skyblock Reloaded, no, della Square Survival. Se setto bene gli shaders utilizzeremo quelli, ma non lo so perché ci vuole il computer con i controcoglioni praticamente che io attualmente non ho. Per cui, signori miei, io direi che per questo episodio della Square Survival sono a posto così. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi!